E Papa Francesco è arrivato, l'abbiamo appreso stamattina dai media, ma anche dal sito di riferimento Vatican News. È arrivato in Mongolia, la Mongolia ha accolto il Papa, ha iniziato così il suo 43esimo viaggio apostolico. Stavo appunto leggendo un pezzo firmato da Salvatore Cernuzio, inviato a Ulan Bator, spero di averlo pronunciato bene, la capitale della Mongolia, e noi siamo collegati, lo ringraziamo per la disponibilità, con il dottor Gianni Valenti, direttore dell'agenzia Fides. Buongiorno, benvenuto Valente. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori Noi in e questi giorni ci telespettatori. avete accompagnato grazie a degli speciali realizzati dall'agenzia Fides in preparazione a questo viaggio di Papa Francesco in Mongolia. E la domanda che le faccio è la domanda che ho letto come ecco, incipit in un pezzo che ha scritto recentemente. Perché il Papa è andato in Mongolia? È in Mongolia? Sì, questa è la domanda chiaramente che si sono fatti molti, sono anche chiaramente i giornalisti, perché appunto la Mongolia è un paese apparentemente lontano, c'è una comunità cattolica molto piccola, chiaramente stanno prevalendo chiavi di lettura, chiaramente che puntano molto sull'aspetto geopolitico, appunto perché è un paese di una grande storia millenaria, ma nello stesso tempo è un paese che adesso è in qualche modo incastonato tra Russia e Cina, quindi chiaramente in un asse interessante dal punto di vista delle strategie geopolitiche. Chiaramente sono analisi queste interessanti che secondo me diventano ancora più interessanti se non si perde di vista la natura propria dei viaggi del Papa, che è sempre una natura apostolica, no? Qual è lo scopo dei viaggi del successore di Pietro in giro per il mondo? È proprio quello di andare e confermare i fratelli nella fede. E quindi aver scelto appunto questa piccola comunità, una piccola comunità cattolica che in qualche modo è rinata a partire dagli anni 90, in qualche modo anche questo ho voluto suggerire appunto questa ipotesi, una suggestione che mi è venuta, appunto è ritornare un po' alla categoria del piccolo resto, del piccolo resto di Israele, puntare in qualche modo a ripetere che è la dinamica propria del Signore, quella di scegliere i piccoli, i poveri, quelli che apparentemente sono marginali, per in qualche modo trasmettere la salvezza a tutti. Quindi in questo senso la Chiesa, la piccola comunità cattolica di Mongolia, che in qualche modo è una Chiesa nascente, una Chiesa bambina, ricorda a tutti che la Chiesa è sempre nascente, perché dovunque nel mondo, anche nelle situazioni, nei paesi di antica tradizione cristiana, dove magari ci sono ancora apparati poderosi o ci sono grandi eventi, ecco, però sempre in ogni passo la Chiesa, come è evidentissimo e lo dice bene il Cardinal Marengo almeno in un paio dei video da noi trasmessi, in qualche modo è una piccola Chiesa che non fa, non si appoggia sui grandi mezzi umani, ma in qualche modo vive della presenza del Signore risorto, e che questo in qualche modo è un suggerimento che Papa Francesco forse ha voluto dare a tutta la Chiesa universale, scegliendo questo luogo come luogo della sua visita apostolica in corso. Papa Francesco è reduce dalla GMG a Lisbona, quindi ecco il suo incontro con i giovani provenienti da ogni parte del mondo. Mi viene in mente uno degli ultimi viaggi apostolici in Africa, dove Papa Francesco ha davvero fatto un bagno di folla. Troverà la stessa accoglienza anche in Mongolia o non sarà così? No, appunto, non sarà così proprio perché, ripeto, chiaramente c'è una curiosità diffusa anche nel resto della popolazione che è in maggioranza buddista, poi ci sono anche molti non credenti perché è stato chiaramente un paese che ha vissuto per decenni sotto un regime sovietico, diciamo ufficialmente ateo, per cui ecco, e poi ci sono anche minoranze islamiche, poi c'è una tradizione sciamanica e là appunto quindi la Chiesa è un piccolo gregge che si trova circondata di persone che in qualche modo hanno altri punti di riferimento, per cui anche chiaramente i numeri sono quelli che sono, però appunto questa è Certo. proprio la specificità di questa visita, che in qualche modo, ripeto, ricorda qual è la dinamica propria del cristianesimo. Pensiamo ecco, anche ai grandi miracoli, no? Appunto a Lourdes, a Fatima, ecco. Le apparizioni della Madonna avvengono quasi di nascosto, chiaramente non sotto i riflettori, con bambini, appunto, con persone piccole. Ecco. E poi questa cosa qua diventa un fiume che piano piano cresce e si allarga e questi diventano luoghi dove vanno miriadi di persone, appunto, moltitudini. Ecco, in qualche modo, ecco, questo è in qualche modo il filo rosso che secondo me unisce anche questa visita apostolica a
alle cose che ha citato lei, appunto l'incontro con i giovani, appunto, che è tutt'altro tipo, però certo. Ecco, il filo rosso che unisce queste esperienze è lo stesso. Le persone vengono unite, vengono messe insieme da un'attrazione, da un fascino che parte da un piccolo seme. Un piccolo gregge, così come lo definiva lei, di cattolici che è guidato da un cardinale giovanissimo, il cardinale Marengo, che in qualche modo è stato la voce guida in questi 7 speciali che l'agenzia Fides ha prodotto in vista appunto del viaggio di Papa Francesco in Mongolia. Dove è nata l'esigenza proprio di dedicare questi speciali, che poi abbiamo avuto anche modo noi di condividere con i nostri telespettatori? Beh, è stata un po' l'intuizione venuta anche alla regista Teresa Zeng Quang-yi, che appunto ha fatto un vero e proprio reportage un mese, 2 mesi prima della visita, proprio avendo l'intuizione che la visita del Papa poteva essere lo spunto per accendere i riflettori su questa chiesa e quindi in qualche modo uscire anche dai tempi un po' convulsi, diciamo, che a cui noi siamo adesso sottoposti, anche a livello, diciamo, i nuovi format mediatici, certo. No? Puntano sempre alla eccessiva rapidità, i minuti devono essere sempre pochissimi. Ecco, invece fare una cosa distesa, lunga, per fotografare, per raccontare dall'interno, prendersi il tempo, no? di assorbire. Chiaramente con una lunga intervista al Cardinal Marengo, ma poi appunto intervistando anche missionarie, i nuovi battezzati mongoli, giocando molto sull'immagine. Ecco, è stata l'occasione per cui appunto, prevedendo la visita del Papa, è stato un modo per cui la visita del Papa è diventato l'annuncio della visita del Papa, la preparazione della visita del Papa è stato anche un modo per in qualche modo incontrare la realtà che il Papa sarebbe andato a conoscere e farla conoscere. E diciamo che La cosa bella che accade in questi casi è che la stessa regista, ma anche noi che l'abbiamo pubblicata, siamo rimasti in qualche modo spiazzati, no? dalla bellezza delle parole cristiane, delle immagini di fede che abbiamo potuto documentare. Ecco, questo è, quando c'è questo spiazzamento rispetto al progetto iniziale, è un po' il gusto anche del nostro lavoro. Chiedo alla regia di rimandare in onda qualche immagine, anche senza audio, di questi speciali che appunto l'agenzia Fides ha realizzato. E ricordo ai nostri telespettatori che, qualora siano interessati, possono andare a rivedere questi speciali, 7 sono stati appunto realizzati dall'agenzia Fides sul vostro canale YouTube. Basta digitare appunto agenzia Fides. Ecco, vediamo anche l'intervista, una delle tante interviste, della lunga intervista al cardinale Marengo. In conclusione, dottor Valente, prendo spunto da una frase che è stata pronunciata da un missionario in uno di questi reportage. Quale tipo di albero crescerà da questo piccolo seme che è la visita di Papa Francesco in Mongolia? Sì, questa è una frase molto suggestiva che pronuncia appunto il missionario salesiano originario di Hong Kong, appunto, no? Padre Leung, che appunto si chiede anche lui come mai viene il Papa in questo posto così, in qualche modo, da noi che siamo pochi. Ecco, la cosa bella secondo me di questa domanda è che lui lascia la domanda aperta, no? Cioè lui non fa dei progetti, sì, chiaramente ha delle suggestioni, richiama anche lui che è salesiano, richiama il sogno di Don Bosco, che appunto aveva sognato, sappiamo che i sogni di Don Bosco erano dei sogni quasi preveggenti, no? Erano delle profezie appunto, e quindi aveva immaginato che dalla Mongolia potessero partire anche un'avventura missionaria nuova per quelle terre, no? Che chiaramente sono state attraversate dalla avventura missionaria dell'antica Chiesa d'Oriente nei primi secoli cristiani, però poi chiaramente adesso la maggioranza di quelle moltitudini non conosce Cristo. E questa è la bella domanda che si fa il missionario, e ripeto, il fascino di quella domanda secondo me è il fatto che la lascia aperta, e la lascia anche lui alla non la mette nelle mani di chissà quale progetto umano, di quale progetto missionario, ma mette nelle mani di quello che il Signore stesso potrà operare attraverso i suoi piccoli, e praticamente soprattutto lui appunto dice questo: io non lo so quale pianta potrà nascere da questo piccolo seme, però la storia ce lo dirà. E questo è un po', diciamo,
l'orizzonte, secondo me, largo, aperto, che in qualche modo traspare in tutto quanto il filo conduttore dei sette reportage di Fides, appunto. Una vita bella che cresce in forza della grazia di Cristo. Grazie, dottor Valente, per essere stato con noi questa mattina. Provo a strapparle una promessa. Magari ci risentiamo la prossima settimana a viaggio apostolico di Papa Francesco concluso per, come si dice in gergo, tirare un po' le somme, anche per conoscere le sue sensazioni e magari anche commentare qualche frase dei vari discorsi che Papa Francesco farà incontrando la comunità appunto mongola. Posso Va strappargliela bene, questa certo. promessa? Sì, sicuramente. Grazie Grazie. dell'invito. Grazie al direttore dell'agenzia Fides Gianni Valente per essere stato con noi questa mattina.